Salve e benvenuti a questa breve recensione del fornetto a legna per pizze Dada. Quindi partiamo subito, lì c'è la cassettina dove vanno a finire i pellet bruciati e a questa altezza internamente più o meno c'è la camera di combustione che poi vedremo e la fiamma lambisce tutta la parte del superiore del fornetto per poi uscire dal camino. Quindi adesso accenderemo il fuoco. Ecco qua, in questo caso abbiamo usato delle legna, vedete la camera di combustione. È molto importante produrre una fiamma bella viva, come vedremo in seguito. E veniamo alla temperatura della piastra. La temperatura ottimale della piastra per una cottura buona della pizza è di circa 240-250 in bocca a forno per arrivare nella parte posteriore della piastra a 100 gradi in più, quindi 350 circa. Queste, secondo la nostra esperienza, sono le temperature ottimali per questo fornetto. Passiamo ora a questo dettaglio delle piastre. Quella che vedete un po' biancastra è la piastra originale, che è una pietra, che noi abbiamo sostituito con quella un po' più grigiastra. L'abbiamo sostituita perché quella originale è, secondo noi, troppo sottile e troppo porosa e quindi non riesce a mantenere una temperatura sufficientemente alta per fare una pizza dietro l'altra piuttosto velocemente, mentre quella che abbiamo comprato su eBay da un produttore siciliano è molto meglio, è il doppio dello spessore, 2 cm rispetto a 1 cm di quella originale, è una pietra molto più densa e quindi mantiene molto più a lungo il calore. E così possiamo fare una pizza dietro l'altra come si fanno nei forni professionali. Allora, un appunto su questo fornetto, la pizza va girata costantemente perché appunto la parte posteriore della piastra, come abbiamo visto, è molto più calda e quindi bisogna stare attenti che la parte posteriore non si bruci. Va mantenuta una fiamma molto alta così che la pizza si possa cuocere bene nella parte superiore e in quella inferiore in modo uniforme. Come vedete, le pizze prodotte sono di una qualità eccellente, sono pari alle professionali e se avete un po' di pratica con gli impasti per le pizze vi verranno certamente delle pizze uguali a quelle che trovate nelle pizzerie. Quindi, per riassumere, se cambiate la piastra ve lo consiglio vivamente, altrimenti non sarei così convinto di consigliare questo fornetto. Vi ringrazio per la visione e alla prossima.